Che abbiamo colto questa occasione qua prima di lasciare la palla all'iniziativa in corso, volevo chiedere una piccola cosa. Già siamo stati sollecitati a prendere posizione per quello che riguarda il referendum. Il partito a livello nazionale si è esposto in maniera molto chiara per quello che riguarda i tre sì, ovvero in pratica, il primo dei due referendum sull'acqua, il referendum sul nucleare e il referendum sul legittimo impedimento, il partito a livello nazionale si è già esposto in maniera molto chiara per il sì. C'è una proposta ulteriore che riguarderebbe il partito nazionale, ovvero di provare a spingere per una legge di regolamentazione del settore dell'acqua per quello che riguarda il secondo referendum, e il partito si è impegnato a portare avanti questa proposta a livello parlamentare. Nel caso passasse questa linea, ovviamente il secondo referendum dell'acqua automaticamente decadrebbe. Dato che noi non siamo obbligati ad appoggiare questa linea, nel senso che il Partito Nazionale è più che titolato a portare avanti questa proposta, ma noi nel contempo, anche per una questione di chiarezza, credo che sia più semplice per noi andare a schierarci decisamente per i quattro sì, vorrei proporre in questa occasione qua, che ritengo pienamente legittimata a esprimersi, se siamo tutti d'accordo per impegnare il circolo PD di Sanremo in favore dei quattro sì al referendum in maniera molto chiara. Quindi io, questa qua è la mia proposta che faccio come segretario di circolo. Se c'è qualcuno che vuole brevemente intervenire riguardo questa proposta. Come sono le domande, per sì o no? Allora, in pratica il secondo referendum, quello per cui il Partito Nazionale in buona sostanza non si è ancora espresso, perché vuole portare avanti questa proposta qua, è per un vincolo dell'abolizione dell'adeguata remunerazione del capitale investito. In pratica è un vincolo, l'attuale legge imporrebbe una determinata percentuale, una soglia di percentuale che garantirebbe per le società private che hanno investito nell'acqua una determinata soglia di remunerazione sulla base del capitale investito, che sarebbe più o meno del 7%. Sì. Più o meno garantirebbe alle società private che operano nel settore un 7% di profitti. Dato che non assumono rischi, quindi. Sì, in pratica, in buona sostanza, non assumono rischi, e questo meccanismo qua, in buona sostanza, in una situazione di monopolio, perché non si ha la possibilità di scegliere se avere un determinato fornitore dell'acqua oppure un altro, rischia di essere abbastanza difficoltosa. E in questo caso qua è ovvio che, da un lato, io capisco personalmente il partito a livello nazionale, perché è una questione del referendum, ma hanno il difetto di tagliare tutto con l'accetta, e l'abrogazione pure semplice di questo organismo potrebbe creare dei problemi dal punto di vista giuridico. Io credo però, dall'altra parte, che il rischio di non esporsi a avere un'idea molto chiara nei confronti del referendum potrebbe creare dei problemi anche. Quindi la proposta che faccio è quella: se vogliamo impegnare perlomeno come consiglio a livello di circolo, semplicemente per i quattro sì. Io sono Paolo. Volevo dire soltanto, sì. Legittimo impedimento, per esempio, sì. Sì vuol dire abolire una legge? Sì, esatto. Oppure, sì, vorrebbe dire un referendum abrogativo, per cui se non c'è il 50%... Esattamente. Ce l'hanno messa tutta per rendere... Questa è una cosa da tirar fuori molto. Gravemente, fare una cosa apposta perché un referendum possa fallire, una cosa antidemocratica. Cioè, comunque, sì vuol dire abolire una legge che c'è già, che riguarda il presidente. Esattamente. La legge Ronchi, quella fattispecie sarebbe, la legge Ronchi, quella che
si vorrebbe abolire. La questione, in genere io sono molto riservato per quanto riguarda il referendum, perché trovo che quasi sempre servono soltanto a una parte politica minoritaria per continuare ad esistere, far vedere che esiste. Sulla questione del legittimo impedimento, in realtà la decisione della Corte Costituzionale non ha cambiato niente, perché la possibilità per il magistrato, il giudice, direi il dovere, di valutare la sussistenza del legittimo impedimento c'è già nel codice. Quindi praticamente la Corte ha esemplificato alcuni casi, se c'è la riunione del Consiglio dei Ministri, eccetera, casi che sicuramente qualsiasi tribunale avrebbe riconosciuto come legittimo impedimento. Si è voluto mantenere in piedi questo referendum proprio per, come dire, per amor di firma. Tuttavia, la questione nucleare sappiamo che era molto aperta, adesso mi sembra che sia ben poco aperta, e francamente penso che l'unica possibilità di successo dei referendum è se rimane la prospettiva nucleare, perché questa potrebbe effettivamente invogliare molti a votare. In caso contrario, io penso che ancora una volta saremmo andati incontro con grande disdoro e direi danno per l'istituto del referendum a percentuali insignificanti. Invece, ora che c'è questa questione qui, io penso che potrebbe esserci un'abitazione che naturalmente trascina anche gli altri, per cui in ultima analisi può essere con tutte le riserve tappandosi il naso, può essere utile seguire la tua proposta di andare a votare, insomma, finisce con l'avere questo semplicemente un significato simbolico, perché se si riesce a far passare l'idea che il governo vuole il nucleare e noi siamo contro il nucleare, cioè questo potrebbe essere un punto di vittoria per l'opposizione. Ma io avevo ho autenticato le firme ai tavoli per conto dei gruppi del referendario. Io l'impressione che adesso a Ugo così netta non ce l'ho, nel senso che effettivamente avevo riscontrato una certa indignazione in ordine a questo concetto anche dell'acqua, per cui comunque il mix dei due referendum credo che invece potrebbero avere abbastanza presa. Vorrei aggiungere che avevo fatto parte della commissione ambiente del PD a livello regionale in occasione del convegno regionale sul programma, e si era visto che nel PD convivono tranquillamente due anime, una aziendalista e una sicuramente invece più attenta alla tutela dei diritti dei cittadini, tant'è vero che quella commissione ce ne siamo detti tutti i colori, a un certo punto a me succede abbastanza spesso, comunque ci siamo abbastanza attaccati, da una parte c'eravamo alcuni e dall'altra parte c'erano degli amministratori di aziende ex municipalizzate, alcune anche quotate in borsa, dunque non belinate. Quando a un certo punto abbiamo posto il problema, gli abbiamo detto: guardate che il partito, quando propone lì l'assessore provinciale all'ambiente, proponeva che ci fosse comunque un prelievo sugli incrementi del canone concessorio, fino a quando, ed un congelamento di questi fondi fino a quando le società non avessero garantito effettivamente l'investimento, e a questo punto questi fondi sarebbero stati scongelati quando queste società avessero fatto questi investimenti, in realtà c'è stata l'ira di Dio, poi alla fine più bene passata, però per dire che comunque nel partito giustamente convinto. Allora, per dare ragione alla proposta del coordinatore del circolo, credo che tutto sommato invece fa fine non impegna, nel senso che non ci crea grossi problemi, è un problema aziendalistico questo della regolazione del capitale, che in qualche modo ci lascia abbastanza perplessi, perché giocare al tavolo con le fish, non dico truccate, insomma comunque quasi, non è il massimo della vita. Io direi che tutto sommato, anche in termini di facilità di propaganda, 4 sì in un momento poi di radicalizzazione della vicenda politica siano una cosa
cosa abbastanza semplice. Questa sarebbe la mia idea. E paradossalmente nessuna azienda che entra sul mercato è garantita sul capitale, no? Uno, la libera impresa prevede anche il non guadagnare, il perdere. E quindi c'è un'anomalia, è un'anomalia. Se la cosa ti potrebbe entrare forse sul gas siamo a 10, per cui. Allora. Niente, allora, se non ci sono altre osservazioni, direi che questa proposta qua è passata, quindi il circolo da questo momento è impegnato per sostenere la battaglia referendaria per i 4 sì.